che farò bene con quelli a disposizione. Mister, il Parma è una squadra dall'approccio prettamente offensivo, non è una squadra abituata a fare le barricate. Questo è un fattore che può aiutare una squadra come il Palermo, che comunque mantiene sempre un approccio propositivo in tutte le sue partite? Ma domani sarà una partita aperta, penso che sia il Parma che noi cercheremo di superarci a vicenda, ma indipendentemente da, se fosse stata anche un'altra squadra, non è una partita di campionato, nel senso che cioè domani chi vince va avanti, chi perde rimane indietro. Vede delle analogie con il precedente di dicembre? Il Palermo ritrova Cassani e Migliaccio, in quella circostanza erano assenti, nel Parma ci sarà un Palladino in più e uno Zemaili probabilmente in meno. Ogni partita ha una storia a sé, non penso che di trovarci analogie rispetto a quella partita. Senti, alla luce anche della situazione dell'organico e degli impegni ravvicinati che conosciamo, la Coppa Italia è per te sempre una priorità in questo momento, superiore a un campionato dove c'è un grande equilibrio e quindi... Ma io l'ho detto in sede di presentazione del campionato, cioè una squadra come Palermo deve cercare di fare meglio possibile in tutte le competizioni, quindi la Coppa Italia è un obiettivo, come l'obiettivo del campionato e come era un obiettivo l'Europa League. Forse la Coppa Italia un po' di più, nel senso che ti dà un vantaggio diretto anche in caso di qualificazione, hai un percorso più agevole sotto certi aspetti, vincendo domani già il Palermo in semifinale, quindi diciamo ci sono una serie di vantaggi che probabilmente quando si tratta di delimitare gli obiettivi sono stati considerati. No, ma gli obiettivi poi si fanno anche in base alla situazione contingente, cioè nel senso che nel momento stesso che capita la situazione. È chiaro che magari noi se non avessimo superato il turno con il Chievo non stavamo a parlare qui di un obiettivo, adesso c'è un obiettivo e cercheremo di fare il meglio possibile, questo è poco ma sicuro. Ma questo era anche per la Coppa UEFA, se fossimo stati in Coppa UEFA avremmo fatto lo stesso ragionamento, avremmo valutato il momento contingente è domani, domani è la partita più importante, quindi non posso pensare alle altre partite. Invece Pastore come sta? C'è la caviglia, la famosa caviglia che un po' lo tormenta, anche domenica ha avuto poco prima di... No, tutti quelli hanno piccoli acciacchi ma sono tutti disponibili, possono scendere in campo, tutti quelli. Senti, sabato non sono venuto in sala interviste, quindi forse te la faccio adesso, credo che te l'abbiano già fatta, ma volevo così ribadirlo. Non hai fatto neanche un cambio domenica e sabato, sia perché la squadra probabilmente funzionava, ma evidentemente valutavi partita per partita. Temi che la squadra possa soltanto 3 giorni dopo essere affaticata, la vedi un po' stanca, considerato appunto le tante partite che già ha giocato e che ci aspettano? Sai cosa c'è? Che non ho fatto nessun cambio perché secondo me la squadra stava facendo bene, quindi cioè, uno se doveva cambiare tanto per cambiare non aveva senso, di solito cambi quanto vedi che puoi migliorarla oppure vedi che la partita devi sistemarla con un altro trend sotto questo, oppure avere delle alternative che ti possono anche dare la possibilità di variare il tema in campo. E quindi secondo me la squadra stava facendo bene, stava facendo il massimo di quello che poteva fare, lo stava facendo con intensità, con voglia, creava, quindi non vedevo la squadra anche equilibrata, cioè non vedevo esigenza di fare cambi. Sul discorso di giocare ogni 3 giorni, sai, il problema è che abbiamo voluto la bicicletta e dobbiamo pedalare, quindi è inutile stare lì a pensare quello che poteva essere, non è. Nel senso non cogli segnali di stanchezza, anzi dici tu, ti sembra una squadra in salute in questo momento? Sai cosa c'è? Che molte volte è la testa che manda le gambe, cioè il fatto di avere magari vinto secondo me ti dà grande morale, autostima, ti fa recuperare anche meglio la fatica. È chiaro che magari qualcuno è leggermente meno brillante rispetto a un altro, però ci sta nell'arco di un campionato. Mister, il fatto di non subire in casa gol da 353 minuti, bravo, quanto la rallegra e quanto lo legge come un segno di maturazione della sua difesa? Ho le mani sulla cattedra. Microfono a difesa.
Sai cosa c'è che... Ma questo rientra nell'equilibrio, se noi siamo una squadra che lavorando assieme, come ho detto prima, a certi meccanismi, è normale che devi per forza di cose, sarebbe stato peggio il contrario se non vedessi dei miglioramenti, è normale che devi migliorare. Fermo restando che se poi vado a vedere anche Cagliari non è che ho subito tanto, però magari fatto delle attenzioni in delle certe situazioni particolari. Ecco, questa è una squadra che se è anche attenta è una squadra che ha possibilità anche di non pigliare gol, però fa piacere questo fatto perché io l'ho sempre detto in tempi pregressi, al di là del fatto che saremo sempre un po' a rischio per caratteristiche dei giocatori, ma non è detto che per forza di cose non possiamo migliorare, però questo passa solo tramite il lavoro e soprattutto nell'equilibrio, perché una squadra deve essere equilibrata sia in fase di possesso che in fase di non possesso.